No, la memoria. Io credo, sul piano dei segni zodiacali, io sono cancro. Il cancro fa un passo avanti e due indietro. Cioè viene chiaramente di un suo passato, bello chiaro. Segno molto italiano. Che per me, no, man mano è diventato molto importante perché mi fa ripassare due volte su lo stesso tipo di evento e quindi me lo fa capire più a fondo. Sono molto più lento ad arrivare. Che cosa credo in questo io? Quando noi diciamo siamo cancro, gemelli, eccetera, eccetera, che cosa vuol dire? Che forse, io non so se questo accade al momento del concepimento o della nascita, so che in quel momento l'universo di fronte a noi, come tutte queste luci, sono poste in un certo tipo di ordine. L'energia elettromagnetica che loro sprigionano e il rapporto tra questi tipi di punti di energetici in qualche modo arriva su di noi. Cioè, in quel momento ci viene impressa come una fotografia dell'universo. E noi siamo un po' qui. E questa cosa ce la portiamo dietro. E questa è una cosa che mi piace molto a me, perché so che c'è una relazione tra il micro e il macrocosmo, che è fondamentale conoscere. È un pochino quella famosa magnifica poesia che ha scritto Albert Einstein, E uguale mc quadrato. L'energia non è altro che la massa che si muove a una certa velocità, che vuol dire che in ogni massa c'è energia e in ogni energia c'è la massa. Vuol dire che questo forse è il nostro percorso, di tutta la nostra civiltà, che passiamo dalla materia e l'energia. Nel campo dell'operatore della macchina, che prima ho dimenticato, c'era una cosa che allora mi interessava molto a me, che man mano che cercavo di capire le altre arti, in quanto c'è una ragione perché il cinema si chiama la decima musa, perché si nutre di tutte le altre muse, di letteratura, di architettura, di musica, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che ho perso un film. No, a composizione. Ho pubblicato. Eravamo alla macchina da presa. Guardando la pittura, guardando la fotografia di certi grandi fotografi, che cosa scopriamo in realtà? Che diventa arte visiva, perché se noi ci pensiamo bene, noi riusciamo a vedere più o meno 180 gradi e dichiariamo quello che vediamo la realtà. Solo quando estraiamo da questa grande visione uno spazio, quindi un mirino, una fotografia, un televisore, qualsiasi cosa, un disegno, una pittura, in questo spazio, per diventare arte visiva, occorre una composizione. È una parola quasi scordata oggigiorno, perché molti, particolarmente in America, hanno l'abitudine di girare con, dicono, tutto schermo, cioè tutto il gate della macchina presa grande, perché poi domani in post-produzione si può trovare l'inquadratura giusta, che è un grande errore, assolutamente assurdo, perché bisogna comporre mentre si gira. Ecco, io ero interessato a quella cosa, mentre facevo quello della macchina, a cercare di capire la composizione del quadro e a cercare di capire il movimento, cioè il tempo, proprio in rapporto alla letteratura, e il ritmo. Quella era la cosa che mi incuriosiva e mi teneva attaccato ancora a quella macchina da presa, onestamente. Scusa se ho risposto in ritardo. No, mi hai risposto benissimo, perché appunto questo dimostra che un grande cinematografo, un grande autore della fotografia non si occupa, non gestisce, non controlla, non suggerisce, non crea solo la luce, l'atmosfera fotografica, i colori, ma appunto sa sempre profondamente con il regista, e talvolta perfino contro il regista, perché può capitare, credo, che cosa significa quell'inquadratura, qual è il movimento di macchina giusto per
tradurre in movimento quello che accade in scena, cosa è giusto vedere, cosa è giusto non vedere, e suggerire ed appunto è profondamente cosciente. È una parola, c'è una parola che tu usi spesso e che io non ricordo invece così spesso nelle conversazioni con altri autori della fotografia, che è ritmo.